Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Primark. Allora, ho fatto danni da Primark, ma vi prometto che sono gli ultimi video che vedrete. Nel senso che basta, sto buttando proprio stipendi. Alcune cose mi sono state regalate dalla mia migliore amica, altre le ho comprate io, ma ve li faccio vedere perché poi non mi ricordo quale sono, di chi e di cosa. Se sentite rumore, mi dispiace, ma c'è il ventilatore qui puntato e io sto sudando lo stesso. Non posso farci niente, ma devo stare per forza col ventilatore. Allora, cosa ho preso? Ho preso, ovviamente questo video riguarda Stitch, ho preso degli asciugamani. Ho preso degli asciugamani perché chi lo sa se un giorno andrò al mare, e quindi l'ho voluti prendere. Ovviamente li ho presi di Stitch, eccolo qua, molto molto bello. Aspettate che lo apro, togliamo i pancini. Ne ho presi due perché non è che mi basta uno, poi uno l'appoggio nella sedia, poi un... Comunque ho preso questo asciugamano di Stitch. Poi ovviamente lo potete utilizzare sia per andare al mare sia anche per asciugarvi a casa, ovviamente. Ed è molto molto bello, tutto quello che vedete, cioè, è stupendo, veramente stupendo, mi piace tantissimo. Anche diciamo il tessuto è molto molto bello, e quindi ho preso questo al prezzo di 8 euro, ma era scontato. Poi oltre a questo, vabbè, non lo apro perché sennò perdiamo troppo tempo, ho preso anche questo qui di Angel, e la fantasia è questa qua. C'è la fantasia proprio del disegno, e quindi è inutile aprirlo e farvelo vedere. Questi adesso andranno dritti dritti in lavatrice, così li posso utilizzare. Poi, sempre per il fatto per andare al mare, mi serviva una borsa frigo personalizzata, e quindi ho voluto prendere questa qui di Stitch. Forse è meglio che lo mettiamo qua. Ho preso questa qui di Stitch, molto molto bella. Qui ovviamente c'è anche lo spazietto. Vi faccio vedere com'è all'interno. Ed è una borsa frigo semplicissima, come tutte le borse frigo che trovate in giro. Siccome io mi porto il mio pranzo perché non posso mangiare altre cose, quindi l'ho voluta prendere. Infatti ho preso anche i contenitori. E questa è costata 7 euro di Stitch. Poi è caduto qualcosa. Poi credo questi sempre la mia migliore amica. Comunque mi ha preso questi block notice da tenere qui in postazione. Uno invece lo metterò nel frigo perché hanno la calamita qui dietro, e quindi lo posso mettere anche sul frigo. E questi sono dei block notice, così da prendere appunti, queste cose qua, perché spesso capita di non avere un quaderno a portata di mano per scrivere degli appunti, specialmente che io la lezione di make up la faccio qui perché devo guardare quello che fa, quindi posso anche scrivermi le cose. Qui c'è la penna ed è molto molto carina, devo dire, molto 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 molto, ma molto carino, molto. Allora, poi ho preso questo set sempre di cartolerie, e qui c'è anche lo spazietto per inserire le cose, e mi piace tantissimo questa cosa. Ve lo faccio vedere, questo è costato 6 euro e vi faccio vedere com'è, così se qualcuno vuole andare a prenderlo. Ha questo contenitore così, molto carino, vedete, qui ci sono gli spazietti, potete inserire la qualunque. E poi all'interno c'è questo, dove abbiamo un quaderno grande, un quaderno piccolo, una matita e un block notice. Adesso ve li faccio vedere così velocemente, sempre tutto velocemente vi devo far vedere perché se no mi perdo e ogni volta mi dicono: ah, il video dura tantissimo. È vero. Quindi abbiamo un quaderno piccolo con una mollettina, molto carina anche questa mollettina, mettiamola qua, ed è così a righe, tipo una specie di block notice a righe. Poi abbiamo un altro blocco proprio per prendere tantissimi appunti,
E poi abbiamo un quaderno, questo qui con Stitch ed Angel, un quaderno sempre a righe, semplicissimo. E poi ovviamente la immancabile penna, questa non manca mai la penna. Poi ho preso questo contenitore di latta dove abbiamo all'interno tre scatole sempre di latta al prezzo di 10 euro. La prima fantasia è questa. Ovviamente sono imballate in questa maniera. La seconda fantasia è questa, molto molto bella. E la terza fantasia è questa qui con Angel e Stitch. Devo dire che è molto molto bella, molto molto. Cioè, troppo carina. Questa la tengo qui nella postazione, gli inserisco poi le cose che mi interessano e me la tengo qua. Ed è molto bello. Salutiamo, erano tre, è rimasta una. È andata di là. Allora, andiamo avanti. Abbiamo salutato i contenitori di latta. Abbiamo degli stickers, non mi ricordo, dei post-it, scusate, dei post-it sempre con Stitch. Questi costati 2,50 euro. Io sono molto fissata, ve l'ho detto, con Stitch e quindi l'ho voluto prendere. E sono degli stickers da mettere tipo se dovete scrivere delle note. Io certe volte li attacco qui nel computer, se devo mettere delle note in evidenza li metto lì laterale. Poi a 2,50 euro vi ho detto. Poi ho preso questo sempre per quanto riguarda gli appunti ed è di Angel, sempre questo l'ho preso a 2,50 euro. 2,50 euro, lo apriamo anche questo. Non riesco, vabbè. Oggi non riesco, ok? Poi ho preso un altro notebook per quanto riguarda Angel e Stitch. Questo è simile a quello di Stitch che avevo preso l'altra volta, che sarebbe un quaderno semplicissimo con la penna. L'altra volta c'era, se non mi sbaglio, soltanto Stitch, qui invece c'è Angel e Stitch. Questo l'ho preso 4 euro. Poi ho preso altri quaderni, ebbene sì, sono una scrittrice. Ho preso altri quaderni, sempre al blocco di 3. Questo è il prezzo, non c'è scritto. Vabbè, tre quaderni semplicissimi. Cioè, oggi è destino, eh? Oggi proprio è destino. Vediamo se. Ce l'ho fatta. Abbiamo tre quaderni, uno con Stitch tutto azzurro, carta da zucchero bellissimo. Questo con queste righe, queste. Mamma mia, io adoro Stitch. E poi qui con Angel, molto molto carina. Poi, questa è sempre la mia migliore amica, mi ha preso questo set. Questo set, sempre per quanto riguarda la cartoleria, ha il. Come si chiama, lo strappo, e all'interno troviamo tante cose, tra cui un quaderno ad anelli molto carino con Stitch nella copertina. Il quaderno è a righe, semplicissimo. Poi troviamo un quaderno piccolino con Stitch, troppo bello anche questo, sempre a righe. Poi dei post-it molto molto particolari, piccolini, sempre con Stitch, ovvio. Va bene. Poi all'interno abbiamo sempre un temperino, un righello, una gomma da cancellare, una matita con tutti i sticcini. E poi una penna. Devo dire che è molto carina anche come, diciamo, idea regalo. Con 10 euro ci sono tutti questi prodotti. È davvero un'ottima idea.
Questa ha anche la cerniera, aspettate che ve la faccio vedere, ha anche la cerniera. C'è anche la cerniera che la potete chiudere e la potete portare con voi in giro. Adesso poso questi e vado a prendere il resto. Aspettatemi che vado a prendere tutto il resto. Continuiamo con gli acquisti e ho preso al prezzo di 26 euro questa, come si chiama? Per fare i toast, questa piastra per fare i toast. Qui non c'è scritto altro. Vabbè, è una piastra per fare i toast. Adesso la apriamo e ve la faccio vedere. Non l'ho nemmeno aperta proprio per farvi vedere che era sigillato. Perché vedo video dove dicono che le cose non sono sigillate. Allora, io ho visto persone prendere delle cose sigillate, aprirle, verificare che erano intatte e poi prendere quelle sigillate. Comunque, io se li apro prendo proprio quello che ho aperto. Ma comunque, vi faccio vedere com'è fatta questa piastra perché poi la utilizzerò molto volentieri. Anche se per adesso non posso mangiare il pane. È molto molto bella. Questa è la piastra, devo dire che è una molto molto carina. Poi ha il gancino. Qui ovviamente ci sono le lucine, capirete da sole come funziona. E poi qui abbiamo dove mettere il toast e qui ci sarà la forma di Stitch. La cosa che mi piace tantissimo è il fatto che se non mi sbaglio si può anche staccare per lavarle perché ci sono delle viti qui e quindi li potete anche staccare e lavarla separatamente dal, diciamo, dal contenitore ed è una cosa che adoro in assoluto perché se per caso è così talmente sporca da staccare, cioè che vi serve che si deve staccare, questa lo può fare e quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Ora sarà un'impresa metterla qui a terra. Poi, una cosa che vi faccio vedere, ma la butto proprio nel divano subito perché già sto sentendo caldo, lo stesso che lo sto toccando. Ho preso questo piccolo piumoncino perché era scontato visto che siamo in estate fitta a 16 euro, però ovviamente ve l'ho detto, l'ho preso scontato. Mi piaceva tantissimo perché è tipo vellutino qui ed è molto molto bello, abbastanza grande. La fantasia ovviamente è questa qui che vedrete nel disegno ed è molto molto bello. Vediamo se qui dice qualcosa di particolare. Niente, dice tenere lontana dal fuoco. Mi raccomando, la buttiamo là e sono cadute altre cose, ma la lasciamo perdere. Poi, sempre perché l'età anagrafica non vale l'età che una si sente, ho preso questa tazza con i calzini e poi mi sono accorta che c'era anche questa qui di Angel, ma io non l'ho vista. Al prezzo di 6 euro, ho preso questa tazza dove io farò la colazione. I calzini ovviamente li indosserò, ma entra il piede qua dentro, non lo so. Comunque i calzini sono questi e la tazza, la bellissima tazza, è questa qui dove c'è Stitch, così e così. È molto molto bella, mi piace che è abbastanza capiente, poi mi piace come tipo di tazza, sono molto contenta di averla presa. Poi, vedete che sto andando veloce. Poi ho preso, sempre perché Stefania deve bere tantissimo, ho preso questa bottiglietta. Perché? Visto che prendo tantissime bottigliette grandi, perché mi capita di portare anche la borsa piccolina o lo zainetto piccolino e non posso portarmi poi la bottiglia a mano, mi dà fastidio. E quindi ho voluto prendere questa qui piccolina per spostarmi proprio di pochissimi minuti e poi riempirlo, ovviamente dipende dove sono. Questa è costata 4,50 euro ed ha questa fantasia. Cioè, devo dire che sono delle fantasie molto molto carine. Io sono pazza di Stitch, che ve lo dico a fare, l'ho presa. Come vi ho detto poco fa, mi servivano dei contenitori perché per la borsa frigo mi servivano dei contenitori. Ho preso questi al prezzo di 5 euro. Ho preso questi contenitori.
sono fatti così, vedete, va uno sopra l'altro e sono proprio per metterli nella borsa frigo. Questi contenitori hanno l'elastico perché poi lo potete richiudere e poi sono ermetici. Vediamo se riesco senza staccarmi un'unghia. Dopo mesi e mesi per aprirlo, il contenitore è così, la stessa cosa l'altro, quindi si richiude, però metterò qualche cosa per aiutarmi ad aprire. L'altro contenitore ha la stessa identica cosa e poi al di sopra si metterà questo qui di Stitch. Scusate, l'ho messo sbagliato. Si metterà questo qui di Stitch in questa maniera e poi ci sarà l'elastico che tiene il tutto. Così. E voi lo potete portarvi il pranzo. Io di norma devo fare sempre il primo e il secondo. Il primo, scusate, il primo è il contorno oppure il secondo con il contorno, quindi mi serviva un contenitore diviso e quindi ho voluto prendere questo. Poi, per quanto riguarda invece la postazione, ho preso questo contenitore per i dischetti ed è sempre il contenitore di Stitch. La foto in questione è questo e vi faccio vedere com'è. Vediamo se riesco. Questo devo sistemare la postazione. Il barattolino è fatto in questa maniera, è tutto rosa con stitch tutto dorato e poi aprite e avete diciamo il dischetto. Perché io ho anche dischetti quelli un po' più grandi, quindi non metterò questi qua piccolini, ma metterò quelli grandi. Poi ho preso questo che è uno scrub corpo, è costato 4,50 euro. È uno scrub corpo, io lo faccio tantissimo anche in estate, specialmente se dopo devo passare l'autobronzante. Lo utilizzo, sono 200 grammi. La profumazione è ottima perché già mia sorella l'aveva utilizzato, quindi lo so. E quindi l'ho voluto provare anch'io. A 4,50 euro, diciamo, ne faccio un buon uso. Io lo utilizzo nelle cosce, nei glutei, di più cosce e glutei. D'altre parti no. Poi ho preso questi contenitori. Questo qui è un contenitore, è un vassoio diciamo girevole. Vedete, aspettate che tengo la parte di sotto, se no è un contenitore girevole. Questo è costato 7 euro, ne ho presi 3 e qui voglio mettere i pennelli o i prodotti che sto utilizzando di più in assoluto per metterli qui nella postazione o qui nel lato destro della mia stanza. Perché capita spesso di utilizzare troppo prodotti, aprire troppe cose e in un certo senso non mi conviene perché poi scadono. Mi sono accorta che alcune tinte labbra si sono preasciugate stando ferme lì nella postazione. Quindi credo che sia ottimo tenere tutto a portata di mano, nel senso che voglio far girare i prodotti, sì, ma quelli che già sono aperti da un bel po' preferisco utilizzarli e cestinarli quando si sono finiti o si sono seccati. Quindi ho preso questi contenitori, alcuni metterò i pennelli e altri, come vi ho detto, le cose che devo utilizzare più velocemente. Mi viene più facile perché essendo di 3 altezze diverse, diciamo, ho la possibilità di utilizzarlo di più. Vi faccio vedere questo che già ho qui, ma gli ho messo due cose così in croce. Ho messo i pennelli che avevo pulito, qui gli ho messo i fondotinta e creme che sto utilizzando in questo momento e qui i pennelli sporchi. Vedete, ci sono 3 ripiani, ognuno con un'altezza diversa. Poi ho preso queste lime, tutte glitterate, sono molto molto belle, sono di cartone e sono glitterate, queste le metto in borsa al prezzo di 2 euro. Poi ho preso le mollettine, sapete tutti che io avevo preso le mollettine, queste qui sempre da Primark, tutte olografiche, alcune le ho regalate alle mie pupe. E quindi ho voluto prendere queste qui di Stitch al prezzo di 3 euro. Sono quattro mollettine semplicissime, ma mi piaceva il fatto che c'era Stitch stampato. Poi, sempre per quanto riguarda Stitch, perché mi piaceva, ho preso le due pinzette e mi piaceva il fatto che c'era questa pinzetta che è quella più sottile.
E poi c'è una pinzetta classica, sono queste qui, vedete, questa è molto più, dov'è? Questa è molto più sottile e mi serve proprio per prendere quel pelo, sapete, quando è appena nato che voi lo dovete strappare con tutta quella feroce, ecco, quello, serve quello. Poi, ci sono ancora altre cose? Sì. Poi ho preso questo set per fare la pedicure di Angel, l'ho preso questo qui rosa, non ho trovato Stitch, quindi ho preso Angel, e questo io faccio la pedicure, e lo volevo provare, 2,50 € è molto molto carino, anche da portare in giro. Poi ho preso questo contenitore che adesso vi apro perché sennò non si capisce niente. Ho preso questo di Angel perché l'altro, se non mi sbaglio, l'ho preso di Stitch, ma non c'erano le stesse cose, qui ci sono molte più cose. Ho preso questo set, questo qui con la scatolina trasparente, al prezzo di 3 euro. Troviamo all'interno, sempre se riesco, ah, c'è lo scotch, io ho cercato al massimo, vediamo se riesco. Ok. Ah, proprio dappertutto lo scotch. Fanno bene a mettere lo scotch dappertutto, eh? Fanno benissimo. Allora, all'interno troviamo la pinzettatrice. Questo che cos'è? Ah, un temperino rosa, delle graffette rosa. Poi abbiamo lo scotch, le puntine. Poi abbiamo le mollettine e una forbice. Devo dire che è molto graziosa come composizione, mi piace. Ed è tutto rosa, quindi una ragazza che seguo, che fa i video su TikTok, gli piacerà sicuramente questa cosa. Ora aspettate perché devo allungare il braccio per prendere l'ultimo sacchetto per quanto riguarda Stitch. Vediamo un altro sacchetto. E ho preso delle scarpe. Ebbene sì, ho preso queste scarpe. Sapete tutti che avevo già preso altri tipi di altri modellini per quanto riguarda sempre Stitch. Questo mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere. Ho preso questo è il tipo di scarpa che utilizzo tantissimo, sempre, estate inverno. Mi piaceva tantissimo proprio il modellino, che era semplicissimo, con il disegno di Stitch qui in evidenza. Ed è molto bella, pagata 16 euro. Sono le solite scarpe che compro io con la suola semplicissima. Poi ho preso un altro contenitore, qui ce ne sono sempre tre, sì, un altro contenitore per quanto riguarda i cibi da mettere. Apro. È sempre un altro contenitore. Questo è un altro contenitore, questa è sempre plastica, plastica abbastanza dura. Questa è migliore perché c'è anche la linguetta e mi viene anche meglio aprirla. La seconda scatolina è questa, molto carina anche questa. E poi la terza scatolina è fatta così. Sono molto carine, queste poi li lavo. E se me li devo portare almeno so cosa inserire. Giustamente chi mi vede al mare con le cose di Stitch avrà dei bambini piccoli. Sì, lei. Io in primis, io. Poi ho preso delle cannucce perché le cannucce che avevo preso l'altra volta sono della mia migliore amica. Queste invece sono i miei, sono mie. Sono di Stitch. C'era anche Angel, ma non l'ho visto. Queste erano scontate invece di 4 euro, le ho prese 3 euro. Poi ho preso, questa l'ha vista la mia migliore amica e subito. Ho preso questa ed è ovviamente la bottiglia, questa è in plastica con gli sticcini piccolini piccolini. Questa è carinissima, 6 euro. Ho preso le ciabatte, queste qui di Stitch. Ne avevo preso anche un altro paio, ma mi piacevano anche queste, quindi le ho volute prendere. E sono, vabbè, il quarantino, sono fatte così, sono molto carine anche queste. Poi,
con questo caldo ho preso anche le ciabattine pelusciose. Questo non lo so se si mettono in estate o in inverno. Questo non lo so, non lo so, non lo so. Ho preso queste ciabatte fatte così. Queste non sono uguali alle altre, nel senso, questa è quella specie di gomma che si rompe subito. Comunque ho voluto prendere queste qui con il pelo, che non metterò ovviamente in questo periodo. E sono carinissime, sono fatte così, vedete. Ciao pedini, ciao. Ho preso questi, mi piaceva tantissimo, vabbè, Stitch, ovvio. E il prezzo, era scritto nel cartoncino? Il prezzo era 8 euro. Poi, ovviamente, che fai? Non li prendi anche rosa? Li ho presi anche rosa perché questi hanno la righetta dritta, questi invece hanno forma di croce e quindi li ho voluti prendere. Vedete, sono fatte così, sempre con questa caspita di plastica. La devo togliere, sta plastica non mi piace, che si vede. Non riesco a farveli vedere bene, se no. Poi chi viene a togliere tutte queste cose qua? Comunque la ciabattina è fatta così, vedete? Qui poi potete uscire, non so che quale dito vi esce di più. Ovviamente. Questa è la ciabattina, qui escono i piedini. Mi piaceva tantissimo e il fatto anche che non sono ciabatte proprio, perché qui o con l'acqua si gonfiano e si rompono subito, quindi dovete stare attenti. Anche questo 8 euro. Poi, ultime due cose per quanto riguarda Stitch, ho preso questi pacchi di calzini, ho preso due pacchi, qui ci sono le fantasie a 4,50 euro, ho preso queste tre fantasie e poi sempre a 4,50 euro ho preso queste altre fantasie. Siccome io metto i pantaloncini con le magliettine sempre di Stitch, con le scarpe di Stitch, quindi mi piaceva anche abbinare diciamo il calzino, ed è molto carina anche questa. E quindi questo è tutto per quanto riguarda acquisti di Stitch da Primark. Ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti i miei acquisti. Ovviamente, come vi dico sempre, se vi sono piaciuti spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.